cazzo. No, vabbè. E niente, si gioca, dai. Si gioca. Horror. Si gioca. Dai. No, questo è un horror pesissimo, raga. Va bene. Non avete idea, cioè a parte costa 10 euro. E poi avevo visto che le recensioni erano mega positive. No, le recensioni super positive. Sì. È un horror vecchia scuola, di quelli bruttini come piacciono a noi. Sì, è vero, belli, belli. E ci il computer è lì. Però tu lì che devi tradurre. Devi tradurre. Tradurci tutto. No, ma cosa stai facendo, Nick? E quell'altro cosa sta facendo? direi non la differenziata, così a occhio. No. Non sta facendo la differenziata, oh, si può pretendere. Cosa stai facendo? No, Nick, gli affari tuoi te li fai un altro momento. No, devo fare. Ah, merda, ma guardiamo un costumino di qualcuno prima, è vero. Ah, non li ho preparati. Ah, vabbè, ma dai, giochiamo intanto all'horror. No, però. Giochiamo all'horror, dopo eventualmente i costumi, ma il cavallo dei guardiani non è di pro, oppure dopo l'horror. Oh, no. Non li devo ancora preparare, però li preparo man mano. E giochiamo all'horror, Nick, dai. Vai. Devi fare no, play. Mi stai facendo pensare ad è incredibile come alcune persone minimamente non riescono a non prendersi sul serio. Cioè, che alla fine è Halloween, obiettivamente. Sì, dai, no, mi sembra costume, te la ghigni un po'. No, invece sei rimasto male. Andiamo giù insieme adesso. Va bene, vuoi farla combo? Dai, fatelo. No, fa più ridere se fa tu arrivi. Da solo, sono d'accordo. No, però mi ha fatto proprio strano pensare. Tutto il personale, no, comunque è molto, molto simpatico. Sì. Però mi ha fatto più strano pensare a quest'altri che è proprio bozzero. No, aspetta, perché il personale sa che è Halloween, gli altri magari no. È vero, io non mi ricordo pensato. Che è Halloween. Ah, dite che non sanno, sì, che è Halloween. Ma se non devi, non è una roba speciale, non ti ricordo. Oh, ragazzi, entriamo nel mood, mi raccomando. Allora, si chiama Murder House, adesso cambio la categoria. Allora, aspetta, vi abilito l'audio di gioco, mi raccomando. Si stai calmo, vi stoppo la musica. Un attimo. No. Merda, ma già questa è l'audio, ma siamo messi male se già questa è l'audio. No, dai. Peso. Puoi piacere. Murder. Mi inquietano a me. Come si chiama questo rumore di fondo? Il rumore? È tipo una VHS. Esatto. Una cassetta. Sì. Esatto, cioè mi uccide. Minchia. Pesissimo. Forse devo abbassare. No, vabbè, questo è bello. Peso. Ma era il puppet combo. Era l'ultimo, è bruttissimo. L'ultimo è orrendo, sì. Anche il secondo. Porca vacca. Bello però. Molto bello. Ah, perché l'hanno fatta proprio come una cassetta. Sì. Vedi? Cioè, sia prologo che... Cosa fare io? Beh, fa il prologo. Oh, devi tradurre, Nick. Nuovo gioco. Yes. Grazie. Sì. No, attacco epilettico no, speriamo di no. È insostenibile, è del... secondo me. No, anche senso Mary. Insostenibile nel senso che fa troppa paura? Io temo di sì. No, aspetta, Mary, dici un attimo. Ma in che senso? Ci sono jumpscare? No, però chiedeva se ci sono jumpscare, quindi... Non lo so. Ok, ragazzo, sei il prossimo. Bravo, Nick. Ma quella c'è già lì il... Porca... Ah, ma perché vi fate le foto insieme? Ah, ma io non... non solo questo? Ma non serve fuori. Neanche più il mouse, Nick. Oh mio Dio. Ah, vai Dio. Sulle sue ginocchia. Come on, kid, get your ass up there. Tradurre. Dai, bimbo, metti il culo qua sopra. Era come bellissimo. Vado avanti con questo? Ok. Comunque è incredibile che riescono a fare un genere solo attraverso la grafica. Sorridi, ragazzo. Say cheese. Di cheese. Ma vecchi, ma poi noi siamo minuscoli. Oddio. No, però questo Pasqua è il problema. dell'85. Dopo diventerà più avanti. Cioè con addirittura le animazioni in POV. Mi sarò addormentato. Devo essermi addormentato. No, raga, attenzione. Porca vacca. Madonna, orribile. Ma sono io. Ma come sei te? No. Mamma? È chiuso il centro commerciale. No, l'hanno chiuso dentro il centro commerciale. No, sì, sono io. È impossibile da guidare. Ah, ma ti guidi così? Ma come fai? Oh mio Dio. Gira l'inquadratura, Nick. Non posso. Ah, non puoi proprio. Vuoi il pad? No, secondo me non si fa col pad. Troppo vecchi. È vero, è grafica PS1. sì. No, PS2. Ok. Cioè, almeno così scrivevano in descrizione. Sì, ma è terribile, sì. Cioè... Però sono quei giochi che ti fanno mega scarico. Ah, poi okay. Anche... Era diventato Lara Croft. Vabbè, un altro gioco. Un altro gioco, sì. Oh mio... No, raga, finisco. Ma scusa, ora chi è entrato in dietro la visuale dietro? Guarda che è pesissimo rimanere chiusi dentro un centro commerciale. Sì.
Ma io ho paura anche quando perdo torno al supermercato. Vabbè, tanto è facile ritrovare Nick, basta andare davanti alle pastiglie del Pril. Cioè, una volta l'ho trovato davanti alle pastiglie del Pril, tutte uguali, che guardava in mezzo, cioè non si capiva bene se le voleva. Non capivo le quantità. Ah, ok, quando ci sono scritti sopra. C'è il McDonald's qua. C'è il McDonald's. McDonald's. Sta pronto che dovrei fuggire di brutto. Porca vacca. È Nick quando aveva il mallet. Immaginarlo tu fa tutti molto ridere. Devi andare. Devo uscire da sto posto. Dici? Oh, mi raccomando, se qualcuno si abbona, prologo, ditemelo che lo segno. Sì, sì, noi continuiamo a segnare comunque nel caso gli abbonamenti. Cos'era? Mi è spuntata l'avvertenza per quanto è peso questo gioco. Sì, questo è. Cosa vuol dire l'avvertenza? È molto peso. Twitch avverte che è un gioco. È vietato ai minori. Veramente? Sì. Oh, mica cazzi qua. Minchia. No, ma magari anche forse perché ci sono tematiche sensibili. No, non credo. Penso sia solo un'occasione per sfruttare la maggiore età. Ok. Quando ti ricapita. Beh, che mi fa paurissimo quando va troppo lontano. È molto impressionante. Non so. Qua c'eri già stato? Sì. Ok. Ma provo ad andare qua in mezzo. Magari. Una fez. No. Ah, è peso che non si veda in fondo. Sì. Non si sfasi di incontrazione che mi fanno un po' disorientare più che altro. Centro commerciale. Io centro commerciale famosissimo nei film di zombie. Qua magari posso abbassarmi. Ma dove cazzo stiamo andando? Qua mi devo abbassare. Però. Ma ci sono dei segni. Se fai ESC ti dai i. Guarda un attimo. Video settings. Input. No, settings. Input. Auto aim. Rumble. No. Qual è il problema? Che lui pensa di doversi abbassare. No. Ma secondo me no. No, figure. Non è così avanti sto gioco. Scusa. Comunque è pesissimo passare da momenti così divertenti a questa atmosfera scagosissima. Sì, non abbiamo avuto. Attenzione. Cosa hai fatto? Ah, security gate. Looks like I can crawl under it. Che vuol dire? Sembra di potersi passare esatto. Sotto. Ah, ok. Allora come si fa? Come esco da sta prima persona del cavolo? Come hai fatto? Vai in control binds. Torna nelle options. No, vai nelle opzioni. Oddio. Figo. Ma hai visto con che Zeta, con no, Zeta. Vai nelle opzioni. Nick, vai nelle opzioni. Va bene. E input settings. Rebind controls. Forward. Ah, ma aspetta. Cos'hai visto? Ah, ti devi, prego, sì. Devi rimettere l'allarme, Frank. Ah, cazzo, bro. Ti prego, sì. Che cosa? Il controller. Il controller. Ok. Non abbiamo avuto il momento. Tra l'altro, ultimamente dovete sapere che Nick è riuscito a sbloccare un sì che mi fa straridere. Sì. Questo. No, però? Sì. No. Sì. No? Sì. Facevi meglio. Fermo. È questo. Sì. Questo qua. Fermo, è questo. A volte mi risponde così. Sì, funziona. Sì. Funziona, ho detto. Oh mio Dio, che bello, sì. Però dovrei uscire da sto. Ma perché sei in prima persona? Oh, ok. Ma è molto peggio in realtà così, non si capisce niente. Cosa è successo? Dice che peggio. No, dico in prima persona. Cioè in terza persona. Ma cioè, tanto vale farlo così. Fallo in prima persona. Sì. È anche più immersivo, secondo me. Sì. Strano che non ci sia indicato nulla. Oh no. Sì, forse è più peso in prima persona, ragazzi. Sì. Sì. Tu eri arrivato da qua. Sì. Ah, lì avevi fatto la foto. Allora, dove ho fatto le foto, esatto. Col tizio. Sicuramente sarà vuoto adesso. Beh, adesso ci. Non è mai vuoto nella mangia. Vita. Ci mangia. Ah, effettivamente tu sei un bimbo, quindi è basso. Cioè, tutte le ringhiere sono bassettine. Sì.
A me era Rita. Oddio. No, ma adesso ragazzi, sedia... no, io sono a posto. No, no, sono a posto, sono a posto. La sedia di Mr. Bunny. Sarà andato a casa dopo la serata. Certo, certo. Oh mio Dio. Merda, ragazzi. Ma cos'è questo? Infatti, ma poi per cosa? Ma senti la musica? Sì. La sedia di Mr. Bunny sarà qua dietro. Dio buono. Ma vecchio, ma che musica ha messo? What? No, 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 no. Tutto nella musica poi, eh. Sì. Oddio, anche questa anche senza musica era, era peso. È che noi sicuramente ce lo becchiamo tra un po'. Ma Betty, ma cosa dobbiamo fare? Grazie mille zia Tina per l'abbonamento. Grazie zia Tina. Da segnare, eh. Frank? Cosa stai facendo? Maurice? Gli hai messo una cosa? Cos'è? Aspetta? È una lucetta? Sì. Ah, una chiave. Ok, prendi. Ok. Diceva che puoi aprire l'inventario? Sì. Ah no, la trovi nell'inventario, ok. Ok. Mi serve trovare qualcosa che? Per usarla. Oh, queste sono le ombre. Sei sicuro? Sì. Vabbè. Ah, è chiusa. Ok, non c'è più una chiave. Non posso usarla qua. Ma va a cagare. Magari questa. No, no. Secondo me non puoi uscire da qua. Qua. Vediamo questa. Sì, ma questa, regà, duro poco con questa musica. Cioè, no, faccio infatti veramente fatica. Terribile. Che palle. Sarà presente dall'altro lato. Comunque, cioè, abbiamo incominciato ad avere questa musica da quando siamo arrivati lì dalla postazione di... Sì. Del band. Sì. Da quando, ragazzi, Elisabetta è iniziato da pochissimo, 5 minuti. Abbiamo solo fatto la foto con questo tizio vestito da Bunny e poi è successo che... Porca troia. Poi è successo che siamo rimasti chiusi nel centro commerciale perché ci siamo addormentati. Comunque Tonno somiglia al coniglio conciato così. Adesso c'è... Ma che devo rifarlo tutto? Mi sembrerebbe un po' assurdo. Secondo me devi andare dall'altra parte. Tutto dall'altra parte? Sì. Secondo me non devi andare... Cioè, mi sembrerebbe strano, non avrebbe troppo senso. Oddio, proviamo a vedere se apre questo. Che cosa? Diceva it's closed, dove magari possiamo usarlo qui. Ah, ho detto it's closed, non... Ilaria, tutto bene, tutto bene. Abbiamo fatto delle sbustate incredibili, è successo di tutto. Sì, anche, è vero, fa male alla testa questa anche musica, è fastidiosissima. Ma anche la grafica comunque è abbastanza fastidiosa. Poi se tu ci tieni qua all'infinito, naturalmente Nick... Io vado avanti. Cioè, là siamo sicuri che non apre? Sembra un po' strano. Dove... C'è la data qua, dai. È possibile che dobbiamo farci tutto la traversata? Sì, no, sì. Non ritornare qua, non ritornare qua. Hai solo paura, Nick. No, sono serio. Hai paura di affrontare. Lo so, ti conosco. Abbiamo già controllato qua. A missing person poster, ho detto yes. Hanno perso un bambino. Ok. Mildred. Ah, qua. Beh, saranno quelli... Ah, ma sarà il mio. No, va, saranno tutti... sono io. No, sono tutti quelli... sono io questo. Come sei tu? Sono io. No, sono tutti quelli che sono rimasti chiusi dentro il centro commerciale. Eh sì. Ancora, Nick. Allora, non mi torna questa cosa che non è la chiave giusta. Non è la chiave giusta, devi andare da un'altra parte. Ci sarà un'altra parte da cui puoi uscire. Noi siamo Justin. Tra l'altro Justin... Justin c'ha 23 anni nel corpo di un bambino di 12. Se guardi la foto, sì. Non mi torna. Comunque... Pensa che c'è gente che si gioca da soli sti giochi a casa. No, fuori di testa. Come cazzo fai? Fuori come dei cocomeri. Però vive per sto brivido. No, vabbè, passa una porta. Ti puoi allontanare da qua? Sì. Please. Ti chiedo per piacere. It's closed. Tutto closed.
Under Security Gate. Ah, è questo Security Gate. Vabbè, dove te la butto la chiave? It's unlocked. Ma va. Ah, quindi sei riuscito a passare? Sì, però. Ok. Dov'è? Cioè, un po' a caso. Il test per l'udito di tonno, praticamente. Sì, sto diventando scemo, però. Cioè, è tutto così. Please, no. Faccio far correre sto... Lo stai facendo correre, no? No. Grazie Sara Dolce Polpetta che ha regalato un abbonamento. Segnare. Sara Dolce Polpetta. Arrivo. Scusa, sto cercando di capire come corre sto... Ma meglio così, se no non so come farlo correre. Oddio. Ora stai correndo? Sì. Oh, merda, è finita. Oh mio Dio. Cosa sono questi? Sono dei manichini. Bellissimo. Che si deve fargli? Ah, ci sono dei creepy. Perché sono tutti svestiti. Ci fanno le cose losche. Nick, mi raccomando, non sfasare, ti dico. Va bene. Sì. Ci deve essere una videouscita. Bella, vecchio, sei pronto? È pronto. Più che altro so che potrebbe arrivare adesso, però non so cosa potresti fare. No, io non faccio niente. Nick, non dare le spalle ai manichini. Ah, merda. Exit. Ah! Top. No, top altri il cazzo. Bimbi. È bruttissimo sto corridoio. Daniel Gray, faccia peperina. Tra l'altro hanno preso dei bimbi veri. E beh, che cosa fai? Questo? Authorized. Chiuso. Nara, che brutto sto corridoio. Oh ma ce lo trovi palesemente in fondo. Sì. È sì, impossibile. È una merda questo corridoio. Oppure no, appena ti giri, perché secondo me. Oh merda. Bagnetto. Ma è pesissimo, raga. Cioè, abbiamo forse giocato. Cioè, dal passare da Fear to Fatal, che comunque è fattibile. A questa roba qua. Bagnetto. No, Beth, ma come cazzo fai? Yeah. Ah, ti nascondi. Ah, hai capito? Sì, vabbè. Hai già capito quello che dovrai fare? Aspetta, ti spiego la dinamica di gioco. Sì. Hit the look button. No, cosa per. Hai letto bene? Cosa ha detto? Sì, è che io non so. Ok, questo è l'exit button. Ok. Però c'è anche un look button che non. Ah, questo è il look button. Oh, ok. Oh, cazzo. Merda. Allora, quindi questi sono dei nascondigli che dobbiamo sfruttare. Sì, vorrei vedere un attimo com'è invece fatto in... Com'è se alla fine sbuca il coniglio dal bagno, no? Più che altro magari ti sbuca anche mentre stai luccando. Cazzo, ah, c'è anche così. Cazzo, okay. Di ansia, li odio sti giochi. Sì. Vabbè, abbiamo visto come funziona questa dinamica. Vabbè, e puoi andare in qualsiasi bagno, vero? Sì. Ok. Ricordati più che altro del bagno. Porca vacca. È chiuso. Ma scusa, ma... Aspetta un attimo. Alex è andato. È andato a prendere tre birre. Sento dei rumori, non capisco che cazzo fa. Di Frank? Sì. Un microfonato? Peso. Aspetta. No, ok. Più che altro dov'è? Penso che si stia lavando le mani. Ma è da due ore. No, no, Frank c'è, ragazzi. È andato un attimo in bagno. Ma Vez... Non puoi far sti rumori, Vez. Ma ti sei cambiato? Cioè, cosa cazzo hai fatto? Perché ti sei cambiato, Frank? Sei pronto? Cioè, la cosa qui. Cosa, cioè, ma più che altro se tu lo incontri cos'è? Vai indietro fino al bagno? No, secondo me vai incontro.
No, non incominciare ad andare incontro ai mostri. Oh, oh merda! Cazzo, cazzo. Cosa faccio? Corre. Devi andare sì, al bagno. Sì, sì, sì. Oddio. Ma vecchio. Ma tu ti stai muovendo in questo momento? Sì, sì. No, vabbè. Ma vecchio, ma cosa vuol dire? Vai, 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 vai. Ma sei fuori di testa. No. Porca troia. No, no. Vai, 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 vai dentro un bagno, vai dentro un bagno. Luca sotto. Sei pazzo. No, come ha chiuso la porta? Non c'è via di fuga. Che cazzo devo fare? Oh mamma. Ma Vez, ma come li apre? E quindi? Vecchio. Oh, ho scazzato. Sbagliato. No, perché? Perché? Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato. Siamo fottuti, vecchio. No, okay. No. Ok. Ok, ora me ne... però ha chiuso la porta. Ha chiuso la porta, quindi un po'... Quei stupido? Ti prego, non... Cosa devo fare? Con me se ne va. Ah, può essere. Terribile. Me ne vado? Io sì, secondo me lui adesso è chiuso via. Sarà andato via di qua. Ma hai visto che strane le inquadrature quando parte? Sì, è uno sfaso assurdo. È uno sfaso assurdo. Sì. Non so neanche come hai fatto a capire, non avrei capito, non stavo capendo niente. È comparso dal nulla. Comunque quindi... c'è stato un abbonamento... Ah, già segnato, ok, top. Terribile. Sì. Vabbè. Che cazzo? Perché c'è questa musica? Questa musichina di merda. Yes. Ho preso la flashlight. Cosa ci fai? Pensavo peggio delle premesse di Frank. Boh, Lia, per ora è pesissimo. Cioè, nel senso, non ci giocherei ma... Oh, merda, 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 merda. Vai, vai, vai. Devi andare, devi andare. Non so dove, ma devi andare, Vez. Sì, però devo anche... Sì, sì. Prendi, vai via! Ah, forse lo devi usare, eh. Lo devi usare. Porca vacca. Lì, 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 vai, vai, vai. Sì, sì, a livello di audio mette a dura prova tantissimo, è veramente fastidioso. Che fastidio, basta. Oh, grazie a Dio. Tanto presente c'è un tizio. Però hai un cacciavite. Ah, l'abbiamo aperta. Ma questa è l'animazione che hanno messo per ogni... Che vita di merda. Ah, ma questa l'avevi già vista. Sì, infatti vabbè, ricominciamo da qua, l'abbiamo aperta. Però anche lui ora è sempre indietro. Non ho capito. Non si può abbassare la musica, non lo so, forse se guarda nelle opzioni di gioco. Where I'm going. Ok, ma scusa, la puoi usare in teoria, la torcia? Ah, è già equipaggiata però. Ah, è già equipaggiata, te l'avevi equipaggiata. Raga, sta entrando Nelson. Cosa, come fate per là? È scritto lì. Full Gesu. No, una cazzata. Sei sicuro? Non prova a chiamarlo. Tu. Dai, Full Gesu, ma che scherzo di merda è? Ah. Avete visto una storia? Nelson, un minuto di... Ti ha scritto Nelson? No, mi ha mandato una foto che sta guardando chi X-Factor. Ah, top. Grazie. Full Gesu, bannato. Basta. Ban. No, dai, guarda. Gran è quella di Nelson, bello sbatti. Ci sono tutti questi lockers, ce ne sarà uno con il codice, immagino. Dai mo. Sono
Sei un amore brutto. No. Che cos'è? Che cos'è? Oh mio Dio, sei pronto? Sei pronto? Ma cosa stai facendo? Sei fa... Ma ti puoi chiudere dentro? No. Secondo me... No. No. Ma che senso aveva aprire queste tre docce? Perché dopo trovavi dentro un mostriciattolo. No, sì, però... Ok, tutti i lockers, però io hai guardato qua. Tutto? L'unica cosa che ho paura è che spunti. Oh, ci ucciderà. Comunque mi fa stranire che tu nella morte trovi una pace assurda in questi giochi. Tu non vedi l'ora che ti uccidano. Perché è molto più la paura dell'uccisione che l'uccisione in sé. Bello, bello, mi è piaciuto questo. L'hai detta un po' male, però ho capito il concetto. Nick profondissimo, poi quando l'ho concentrato sugli horror. Tra l'altro sa che finire questa horror il prima possibile è l'unica sua possibilità per... Ah, io certo devo andare, Ma non è che questo suono ci indica magari... Quel bastardo è sicuramente... È sicuramente qua. Da qualche parte. Dobbiamo trovare... A shelf full of junk. Dobbiamo trovare quel codice per aprire l'altro... Capisco questa TV... No, la TV non fa niente. Non hai trovato niente comunque. No. All in the floor. Ah, andiamo giù. Ah, vai. No, mi fa andare. It looks pretty deep. Ok. Molto profondo. Sì, è che provi così veloce che a volte non vedo. Aspetta. I can't? Open them. Ok. Perfetto. Ma il tuo cervello va a mille. Oh. Come fai? Rusted boiler. Adrenalina. Adrenalina. The patch. The patch is special. Cos'è la patch? Il patch del percorso. Grazie. Oh, aia, cos'è questo? Si è autocolpito, Nick. Ha colpito il microfono. Mamma mia, che fastidio! Ma non si può disattivare questa musica? Cioè tenerlo silenzioso. Il problema è che dobbiamo trovare un codice, ma non ho idea di dove poterlo trovare. Prova con il cacciavite sulla porta codice. Ah, giusto. Perché, cioè, tu effettivamente questi oggetti qua li devi usare. Vero. Esci da questa stanza, ti prego Dio. O sui locker bloccati. Giusto. Forse più sui locker bloccati. Dov'è che l'avevi trovato bloccato? Qua, secondo me, è un po'... E se ogni volta mi devi dire così... ma magari devi trovarne uno... Proviamo sul... Non ce n'è uno qua. Ma perché me, però il cacciavite qua ci stava. Ah. Sicuro che non ci sia un pannello che... Proviamo a usarlo su quello col codice. La mano dice, ok, non posso più sbustare per oggi, quindi ora riesco a seguire qua. Topperia. Che così passo adesso? Ma perché è un bimbo. Qua non puoi usarlo? Cacciavite, hai provato? Non lo so usare. Non so, cioè, se è venuta la fame delle 11. Assurdo. Io sono pieno come un fagotto. Però ho mangiato. Se vuoi anche... gusto cheddar. No, oh. Grazie. Immagino. Sai anche... che noi dobbiamo ancora fare una scheda. Noi non abbiamo fatto puntata. Le schede audio del video di oggi, del video che deve montare Pingu per martedì. E poi non so di quale altro video. Voglio vedere come farà. Tra l'altro. Abbiamo avuto quell'ora di pausa
Beh, oddio, io devo giocare a Pokémon, fare dei contratti su Trenel Libero. Anch'io. Mamma mia. Dove deve andare? Qualcuno ci aiuti. Cosa deve fare sto ragazzo? Dove se lo deve piantare sto cacciavite? Nella stanza con la musica fastidiosa ci sono dei locker che diceva che sono bloccati, prova lì con il cacciavite. Però dice che ci sono dei locker. Erano quelli. Ah. I Rusted Lockers. Niente, io usavorite le idee, ma infatti non capisco neanche dove le debba. Vabbè, spaccami le orecchie. Spaccami le orecchie, gioco di merda. Qua no, sicuro, Nick. Ma forse devi tornare indietro, eh. No. No, no, dovrei tornare indietro. Sì, sì, secondo me sì. Cioè, magari ora hai questo oggetto che puoi usare su altre robe. Che te ne vuoi andare di qua? Andiamo a vedere. No, no, chiedo, non so. Vai, vai. Dai, che magari ti serviva questo. Ti mangiare adesso. Che cosa? C'è capito, secondo me tu... It's locked, ma vuoi vedere che noi possiamo... No. Ah, è proprio chiuso? Sì. La chiave non ce l'hai più? No. Cioè, quindi per forza siamo qua. Ma com'è possibile, scusate? Non capisco. O ci sta sfuggendo qualcosa proprio di banale? Chat, momento di aiutare. Forza. Tutti insieme. Cos'è che dicevo? Try it. Però mi dice non puoi usarlo qui. No, ma quando dice try it era per il codice. Sì. Tu ricominci da capo e qua non c'è niente. Per me qua stiamo sbagliando. Ah, cos'è? Just? Some lockers. Ah. E qua però è la tipica roba dove userai un cacciavite. Quello che mi sembra strano. Cioè, noi siamo arrivati a questa stanza e secondo me non può essere un vicolo cieco, capito? Controlla bene i cassettoni. Ma lì? Sono le docce. E non c'è niente nelle docce, vero? Ah, ma guarda magari... Normal shower. Normal shower. Vedi, non hai controllato bene. Che palle. Ah, vai col cacciavitino. Genioso. Una chiave. Una chiave che però a noi non serve. Sì, invece perché no. Prova a vedere se qua puoi aprire qualche cassettino. No. No, vabbè, posso farli tutti. No, non sarà tutti. Slocker 10, ricordati 1024. Ah, sarà il codice. No, è quello. 5534. 5534. Cosa hai fatto? Hai portato sbagliato. No, ma non andava bene. Quello per ritornare. No, no, guarda. Noi la prendiamo qua. Eri te, Frank? Eri te? Era fuori. Ah, ok, ok, ok. Non capivo se era nel gioco. Che è stato tipo un po' da pagliaccio. È stato un mega inquietante. Che ci sta da cuore. 5, 5, 3, 4. Oh, un bro. Finalmente siamo salvi. Finalmente il nostro bro. Ciao. Devi aiutarmi. C'è un coniglio cattivo che mi vuole uccidere. Ehi, tranquillo, non ti preoccupare. Come sei arrivato qui? Mi sono addormentato e sono stato chiuso qua dentro. Ma non importa. C'è un coniglio pazzo che mi vuole uccidere. Non me lo sto inventando.
Chiama la polizia. Sarebbe Pasquale il coniglio. Lo so, però. Vabbè, ci è piaciuto. Nota nel traduttore. E attento. Guarda, comunque non c'è nessun telefono. Vado a vedere, stai qui. No, non andare, ti ucciderà. No, ci penso io, tranquillo. Non ti preoccupare, chiudi la porta. È lui il coniglio. È morto. No, aspetta. Ora sentiremo un urlo atroce. Uccide. Ma però almeno ci ha lasciato con della bella musica. Sì. Sono contento. È morto. Cioè, c'è guarda quello della dei Pokémon, sì. Dani. Ha detto di aspettare qua. Ah. Oh. No. Devo nascondere le luci. No, a cazzo. Le luci. Bravissimo. Grande Dark. È palesemente lui. Vabbè, ma no, secondo me è impossibile che... No, please. Dani, verso le 6 di mattina. Please, no. Vecchio, ma che stronzo. Ah, è finito. Ah, perché è il prologo. Sì. Ma questo era solo il prologo? Sì. Non possiamo finirlo oggi, eh? No, non stavo dormendo, Dani, che ero preso malissimo. Peso. Bello però, bella. Adesso mi è messo un po' la roba di dire chissà se riusciamo a sconfiggere questo conigliotto. Peso. Bello però che abbia messo il prologo, fighissimo. Sì, fatto bene sta sì. Roba. Bello. Non ho visto anche che è successo, così, è comparso la storia che sai... senza il mini prologhino stupidino che ti insegna i comandi. Ok, sì. Cioè parti già è vero. Tosto. È comparso comunque il coniglio Pasquale che ci ha smembrato. Secondo me lo possiamo iniziare. Beh, ma che musica del Cristo. Sì. Lo iniziamo e lo finiamo la settimana prossima. Sì, ma intanto iniziamo. Ah beh, cioè tu volevi adesso staccare. No, lo iniziamo. No, io non posso fare tardissimo. Ma quanta gente ci ha lavorato, scusi? Botto. Poi furniture modeling. Vai, qua puoi saltare. Non so. Proprio qualcosa. Niente. Devi guardare. Ah, grande Benedetto Cucuzza. Grande Benedetto Cucuzza. Un grande. Present day. 1988. Ok. E ambientazione completamente diversa. Sì, classica nebbiolina, classico bel borghetto americano. Americano avresti detto, in base a cosa? In base a tutti gli Stati Uniti alla fine. Le macchine, l'antenna. Cos'è quell'antenna? Comunque c'è qualcosa di Fear to Fathom? Sì. Tutti così? Sì, bello. Siamo arrivati. Questo posto... non ci credo che sono andato dalla mia scrivania a qui. Siccome sono dei giornalisti. Vabbè, okay. Sei fortunata. Sì, ma traducimi. Si è schippato da solo. E poteva essere su a chiunque. Ok, dai, iniziamo. Non abbiamo tutto il giorno. Vroom. Diciamo che slidano questi. Dov'è l'agente immobiliare? Chi? Gli ho dato $50 per farci entrare e fare questa storia. Qua c'è la sua macchina, ma lui dov'è? Ehi, tizio assistente, come ti chiami? Emma. Sì, Emma. Renditi utile e trova un modo per entrare. Ok. È davvero il peggior giorno per iniziare una cosa di apprendista. Si chiama tipo un tirocinio.
E si è fatta male al tendine. E sul traccio, sul tipo, penso che corra. E non può correre per un sacco. Ah, si deve smettere di correre dopo un po'. No, pesissimo. Ah, e c'è la stamina. Sì. Figo. Bravi però a introdurre ste robe. Pazzesco. Cioè, bello perché hai cambiato il gameplay. Sì. Grazie mille, Aurora. Grazie, Aurora. Segno. Non sto capendo molto della storia. Che c'entrava il bimbo chiuso nel centro commerciale? Penso, sbirulli di legno. Che non è il protagonista. Riprese... No, perché è stato squartato. Cioè abbiamo... Cosa? Sì. Sì. Oddio. È stato squartato dal coniglio. Penso che il coniglio si ripresenterà qua. Probabilmente avremo la storia del coniglio. Ora siamo nell'88. Ma ci metto un bot se dire la stamina. Sì. Infatti dico di usarla poco, mi sa. Chiedigli se vuole spostare. C'è una pistola. Una pistolona? Andiamo a prendere la pistola. Se ti fanno sparare, è finita. Finalmente. No. Dio, sicuro che potessi andare qua? O stai un po' girando il gioco? Chi lo sa. Ma non riesco più a capire, quando è la stamina carica? Quando è là o là? Sì, quando è a destra. Ah, ok. Ma caspita, entro qua dentro. Secondo me... Sarà chiuso. Allora, se l'avete già detto, scusate, ma alla fine gli abbonamenti sono per sbustare o per allungare la live di minuto in minuto? No, Lidia, sono per sbustare. Per sbustare. E considerate che comunque post sboost ne avete fatti quanti? Due. Cosa vuol dire post sboost? Post momento Pokémon. Cosa vuol dire post momento Pokémon? Cioè, abbiamo fatto il momento Pokémon. Sì. E dopo quanti si sono abbonati? Ah, cioè che dobbiamo ancora aprire. Dobbiamo aprire una bustina e mezzo. Oh, vabbè, dai, ci sta una bustina e mezzo. Potremmo arrivare almeno a due. Sì, ci sta. A tre. C'è una finestrella bassa sul retro, comunque diceva grande. Non è vero. Ma tu stai sbustando? Mewtwo. No, non è vero, sto seguendo il gioco. Ha sbustato Mewtwo X questo ragazzo. Ma scusa, come hai fatto a ricaricare i pacchetti? Delle missioni. Ah, ce li avevi, ok. Ma io ho combattuto. Che in realtà 50 euro erano per noi e 50 euro erano per Frank. Veramente beccato. Farebbe molto ridere. Ah, qua dove entrare. No, tonno, dai, almeno no, stavo solo guardando se avevo disponibile dai, un pacchetto. Dai, tonno. Guardavo soltanto. Vado a casa. No, a casa. No. Sono le 11:20, vado a casa. Non ti incazzare, stavo guardando soltanto se avevo. Non no, ce l'ho. Nick, traduci, dai. È una casa molto creepy. Ma che no, non vuoi tradurre mai? Spaventoso. Non vuoi mai tradurre? Mai tradurre? No, veramente, non c'è fretta, non Nick. Abbiamo tutto il tempo, abbiamo fino alle 6 del mattino. No, io tra un po' devo andare. No, davvero, no, io più tardi di mezzanotte davvero non posso. Vabbè, ma Nick, sono le 2:30. Eh? Sono le 2:30. Cosa vuol dire? Le 2:30. Hai cambiato gli orari? Ma sarebbe pesissimo. Ora solare. Adesso c'è l'ora legale o solare? Domanda da un milione di dollari. Manca il pomello. Ah, grazie. Nessuno fai lo sa. Per il termine inglese per pomello. Nob. Vabbè, cioè... minchia, lo sa anche un ornitorinco. Nob è pomello. Vabbè, minchia, non hai mai visto un film. Vabbè. Avete un vocabolario altissimo. Assurdo. Ottimo lavoro, sei entrato. Hai visto quella fottuta agente immobiliare? In che senso? Perché se no c'erano gli immobiliari in questa casa. No, la casa è vuota, dice Emma. Quel bastardo, gli avrei dovuto dare $50. Ew, it's musty. Cosa vuol dire musty? Com'è un po' tipo muffosa. Ah. Chop, 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 motherfucker! Chop, chop! Dai, Nick, non ci ha detto, dobbiamo andare dentro e prendere le cose. Ok. Ma quindi il chop chop lo usano veramente? Sì, no, ma non mi ricordo in quale film a un certo punto hanno urlato chop chop motherfucker, mi sono pisciato dal ridere. Perché è la frase che Nelson ripete sempre a Nick per farlo velocizzare nei lavori. Forse si fa esplodere. La faccia nella casa. Comunque sì, bravi, c'è l'ora solare adesso. Bravi.
Comunque prima che sono usciti i titoli di cosa c'ha, ma ha guardato un botto di persone questo gioco. Sì. 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 Assurdo. Ma forse è un gioco di 15 anni fa? Non credo. No, non è vero, è tipo di 2 anni fa. Forse anche, anche solo le voci, mi viene da dire. Ah, no, quello è vero. Musica migliorata, no, è vero, almeno c'è. Sta bene. Madonna, che inquietante. Lui è inquietante. No, sì. Nick, leggici. Finito. Ma dai, ma Nick, farlo... ma per Nick. Favore. Ha detto finito. E poi? E poi spero che non dovremo farlo di nuovo. E le luci sono pronte ma non c'è energia. In questa casa. Nick, devo dirlo a qualcuno. È incredibile. Non so perché faccio così. Io ti giuro. Perché l'inizio. Ma leggicelo. Nick, non me l'hai letto, dai, che era chiusa. Narraci la storia, Nick. Cosa ti costa? Fai finta che ci sia una persona che non vede. Esatto, chat. Bravo, bravo. Ok. Cioè, sono, metti che c'è un ragazzo che non vede e ci ascolta. Piano. Mi piace che gli ascoltiamo. C'è un... Vabbè, non devi... Basta che... Sta aprendo un cassetto, ma è vuoto. Apro il secondo cassetto. Oddio, uno sportello. Ah, c'è della spazzatura. Basta. Non si può aprire altro. Si può andare dall'altra parte. Peccato. Cosa poteva essere un buon nascondiglio? Nascondiglio. Tanto non te lo dici. Ma non posso dirti tutto. Non ma sono Nick, veloce non c'è a parlare fretta, io. Non devi correre. Ti scuoce la pasta. Ma perché? Da dove l'hai presa questa? Però mi fa ridere perché lo dici tanto. Molto carina. Non, ma non si dice da voi. No, ti giuro. Ma sì, dai. Voi non so. Sembra del solido ferro. Ferro, non posso aprirlo senza chiave. Ok. Frank sta palesemente dicendo qualche battuta a caso per nascondere il fatto che sta sbustando. Non è vero. Ma io mi preoccupo che Nick traduca. Mia mamma lo dice sempre. Ma ora che si usa dirlo. Ma noi cosa cazzo stiamo cercando? Non sto capendo. Stiamo cercando qualcosa, cioè, per aprire qua? Il per dare corrente. Ah, ok. Ah, però è bloccato, quindi sì. Potrebbe. Non hai degli oggetti, vero? Ancora grazie no. Mille Natalia, sì, 664. Grazie Natalia. 664. Comunque c'era prima chi diceva 666 per Halloween, ci starebbe. Effettivamente. Zuldir. 666 come numero. Ma chi? Per il totale di abbonati. Ah, comunque io sapevo che non è un errore di traduzione, che il vero numero del diavolo è 616, secondo la Bibbia. No. Io sapevo così, voilà. Poi l'ho letto in un libro, però potrebbe essere sbagliato. Chiedo scusa. Pensa che c'era la metropolitana, non mi ricordo quale città europea, che la cambiarono da 666 a 616. Scusa, non metropolitana, numero del bus. Ok. La cambiarono da 666 a 616 per evitare il numero del diavolo, ma poi si è scoperto che era 616, wow. Quindi è fail. Nick, leggici, wow, traduci. Una casa bellissima. Grazie. Cosa stai aspettando? Accendi le luci e partiamo. Ah, non c'è più corrente. Ok, tiriamola su. Ma non so come. Dai. Inventati qualcosa. Va bene. Devo inventarmi qualcosa. Mi dispiace. Ho fatto di tutto. Devo trovare come accendere la corrente. È sparita la musica. E sappiamo che quando sparisce la musica non è mai bello. Mai. There is no? Non c'è nessun modo di aprirlo. Ah. Come anche il dormo. Ma io lo dico anche per te, perché magari ci sono delle robe in cui ti puoi... Ma tipo, come fai a leggere così veloce? La mano non c'è scritto niente. No, ma è assurdo. Cioè... No, lui è assurdo. È che è l'adrenalina. Non sappiamo, cioè non lo sto capendo neanch'io. È un fenomeno da studiare. Tra l'altro sapeva che pomolo è nobbo. So. Vabbè, quello lo sa tu. Tu pomolo? Tu allora, cioè, no, ma che cazzo te lo dice pomolo? Ma a parte che non è pomolo, è... È pomolo. No. È il pomolo. Dice pomolo. Il pomolo. Il pomolo della porta. Pomolo. Il pomelo. Pomello. C'è una nota. È il pomello. Ciao a Jerry. Il real estate agent. Sembra che qualcuno sia... Ah no, qualcuno ha rotto... un argine. No.
il lucchetto al della finestra del pian terreno. Falso duratone. È entrato in casa ed è l'ultima volta che io sono venuto qua. Hanno rubato il fuso. Cos'è? Quindi il fuso? È quello per la corrente. Ah, fusibile. Ah, il fusibile. Bravo. Non ti preoccupare, non quello, non so che c'è un altro fusibile. Scusa, da qualche parte. Ho lasciato la porta davanti aperta nel caso che non vi sentissi arrivare. No, però urlatemi, chiamatemi che arrivo. No, ma è stata una frase. Non Quale? Preoccuparti, c'è un altro fusibile. Sì, te l'ho detto in giro. Ah, ok. Però il tizio Jerry non c'è mica. Frank, perché ti sei spogliato delle tue vesti basbariche? No, dai, Lorenzo, fatti i cazzi tuoi, non ho capito. Ma qui c'è nonna Mustard. Il fuso rega è quello per il telaio. Infatti, la mano, il fuso è quello per il telaio con cui si è punta la bella addormentata nel bosco. Che sessista. Perché ho detto la bella addormentata nel bosco. Però tra l'altro quando l'ho detto ho pensato, mega sessista. No, ma quando l'ho detto ho pensato, ma è il vero titolo la bella o ce l'ho aggiunta io? No, perché magari era l'addormentata nel bosco. No, secondo me era la bella. Ah, abbiamo preso non una saprei matita. In inglese the sleepy no. La matita comunque. Bello difficile sto gioco. Sì, il fuso è quello del telaio, grazie. Nick, concentrati, sennò non vai più a casa, è un casino. Io Frank, Sleeping Beauty, grazie Shadow. Era uno scorreggione. Tipo c'è il bagno. Ce ne abbiamo due. La tua scelta. E carico in canna, Frank. No, intorno abbiamo due bagni, per favore. Ci vuole tanto. Abbiamo due bagni. Due bagni. Generale poco le polvere. Abbiamo due bagni. Fastidio. No, non ho sparato. Abbiamo due bagni. L'ho tenuto. Non uno, due. Una notifica dalla Gmail. Che cazzo è? Cosa cazzo? Era una pubblicità porno. Cosa dici? Te lo giuro. Come è possibile? Ah, boh, mi arriva. Strano. Comunque le porte non ho capito perché sono nel vuoto. Fuoco alle polveri. No, dai, che schifo. Dai. Ma il mio generale. Ma ci abbiamo due bagni. Perché? Ho appena chiuso le finestre. Che inferno. Ma è stato il mio generale. Non capisco. Che mi ha comandato il fuoco alle polveri. È vero. Però ci voleva. Ma cosa? Devo farlo contento. Abbiamo due bagni. Non posso farlo contento col gioco. Nick, abbiamo due bagni. Due. Vabbè, per qualche modo devi farlo contento. Oddio. Il costume è da bruciare. Aiuto, ma tu non si è sentito perfettamente. Hai ragione, Mary. Veramente da bruciare quel costume. Fai il letto. Oddio. No come. Ma avete speso 16 euro di birra e non le bevete effettivamente. No, le prossima. No, Frank se l'è intascata. Era per la gag. Ah no, settimana prossima. Frank le ha messe nello zaino. Sul zaino poi torna a casa. Ah va bene, è ciulo, io non ho mica problemi. Devo passarmi un weekend, è dura. Merda. Quello che avanza io ciulo, anche le mele io ciulo. Ci pensi tipo una perquisa, Frank, che roba strana. Bellissima. Io rubo sempre roba quando vado. Tieni fuori con le birre dallo zaino Invicta. E stare il mio zaino. Ma che bello, lo voglio avere anch'io. Ma sai che me lo compro? Mi vuoi comprare un Invicta, cazzo. Costa però. Ah, costa ancora tanto, 50-60 no? euro. Vecchio. Qualità. Beh, che lusso. Che bello che era, lo amavo. Fatto. Però non sono più belli come una volta. Oh. Una volta era un po' più style anni 90 che mi piaceva un botto. Non mi lamento. Stai cercando te, scusami. Sto cazzo di fusibile. Okay. Ah, sì, bravo Lorenzo. Noi io e Tonno rimaniamo qua finché c'è da sbustare. Sia chiaro. Nick deve andare, andrà. Lo spustone. Due fate le 6. Minimo. 6 del pomeriggio di domani. Tanto domani non abbiamo niente da fare, Nick. Liberi. Comunque caricate questa live su YouTube divisa per momenti, sbusto, horror, sì. Eccetera. Perché dovremmo, il problema è che va tagliata. Spero che Gaia sia libera domani.
Ma Gaia poi deve fare un mega reel in cui facciamo, in cui c'è scommesse sbuste. Io sì, non glielo chiederei perché poi non glieli guardiamo, cioè li prepara, non li guardiamo. Frank, ho capito, poverino. Ma non lo faccio apposta. No, so, tante cose da fare, devo lavare sempre. Devo lavare sempre dei cucchiai. No, no, è l'unico che può lavare. Tono, fatti una ragione. Gente, ti invidia. In generale, lo abbattiamo. Abbattilo. No, no, non ce l'ho. Ma stai ancora giocando, te? No. Oh, merda. Dove sei finito? Merda, lui. Ma lui, secondo me, è il coniglione. Dovrebbe essere lui. Qualcuno sa dirmi come si mettono le bustine protettive ai mazzi? Chiede ai tuoi figli. Alle tue figlie. Ci mettono 3 secondi. Qualcuno aveva anche detto che ci sarebbero stati degli assaggi stasera. Vabbè, No, è vero. Ci siamo completamente scordati di comprare qualcosa. Sì che non siamo mai andati al supermercato questa settimana. Mai nessuno di noi è un vero ha mai messo piede in un supermercato. Se dovevamo assaggiare. Io mi sento veramente un pira a pensare di aver messo in discussione un agnello per mezz'ora con il macellaio. Come avete fatto a sbagliare vitello? Io ci ho detto vitello, io sono sicurissimo. Ma riga denuncia, ma guardate sullo scontrino, sulla fattura. Ma no, ma siamo scemi noi, dai. No, secondo me no, ma io sono sicurissimo che lui ci ha detto che era vitello. Ti voglio dire una cosa, ma secondo me la cotoletta era quasi più buona col vitello e con il manzo. Che cazzo ne sa? Te lo giuro, era buonissimo. Era molto buona. Perché sapeva un po' di carne, cioè della bistecca. Sì. Ma stai dicendo cosa? Non lo faccio battere, generale. Fai. No, merda. Ma vecchio, ma ti sei cagato addosso. Bravo, che schifo. Ma ci abbiamo 2 bagni. Ma è diverso. Io non so più cosa fare. Mi sembra essere tornato all'asilo. Cristo. Generale, il bersaglio è stato abbattuto. Cos'è? Dai. Ma cosa ridete in chat? Ma per favore, un po' di dignità. Dai, ma cos'è? Fai il coraggio, bannicate 4K. Non ci toffo. Dai, ma che schifo. Oddio. No parole. Che cazzo ridi? Cioè, gravissimo. Tu non mi sa che è uscito del materiale semisolto. Ma fatte, si è cagato addosso. Oh mamma mia, merda. Si caga addosso, vediamo. Chiedo scusa. È che mi fa molto ridere la dinamica del chiedere al mio generale se devo abbattere il bersaglio. È quella più la dinamica che mi fa ridere. E lui che dice sì. Ma parole. Oh mamma mia. Sanno di Zolf, mambo. Ma che poi, raga, cioè, ho mangiato tutt'oggi solo della gran carne. Sì, credo, quello. Ma poi ti la medio. Sì, poi quando mangi i fagioli, perché ho mangiato i fagioli, mangio la verdura, perché ho mangiato la verdura. Sempre un motivo. Sempre un motivo per scoreggiare. Schifo. Ma cosa mi dici? Cosa stai facendo? Sto cercando quel cazzo di fusibile. Il fusibile. Ah, è troppo buio per vedere al buio, sì. Quindi... Ma fatta, non si vede niente. Non lo so, dei pixel. Una lightsaber. Quanti jumpscare mi sono... Ma in realtà ora 0 perché stiamo... Ah, no, no. Fate uno sbusse, se esce una full art, tu entra microfonato nel bar e ne tira una. Vabbè. Cioè, sarebbe bello. Siamo proprio livello 5 anni, veramente. Siamo proprio a livello di Sick and Bold. Mamma mia. Però non toccava Nick andare a comprare 3 birre. Infatti faceva. Cioè, fa il furbetto. Ormai. Ma che chiude il posto. Passato il momento. Vabbè. Mamma mia. Che schifo. Sbussa tutto. Comunque fisso, noi abbiamo fatto tutta sta live così. Domani. Video di Ciccio. Ah no, beh, quello sicuro. I miei 10.000 euro su Pokémon. No, Pokémon. Certo. Ma cerca. Allora, aspetta, però facciamo delle scommesse. Secondo me, secondo me ha fatto 1.000 secondo euro. Me lui ha fatto fatto 2.000 euro e ha scritto il più grande sbusto italiano di Pokémon.
Tipo per me ha fatto 2000 euro. Ah, perché ho fatto le carte vere? Su 2000 euro, no? Secondo me lui ha cacciato. Però non, ancora non ha fatto video. Ah, dai, non è da ciccio. Ci ha fatto solo a Ma tra l'altro, lui mega appassionato di Pokémon. Mi sembra strano. Aspetta, vado a vedere nelle storie. Perché di solito si ciccio sta regale... preparando. Magari si sta preparando. Magari l'ha registrato oggi, capito? Per considerare che è uscito ieri. Ma è cazzo in ritardo. È strano. Per Ciccio è strano. Delusissimo. Ciccio Gamer, storie ci sono. No, delusissimo. Ah, perché a Lucca. Vabbè, cosa c'entra? Lo fai dall'albergo. No, delusissimo. No, delusissimo. Andate a Lucca Comics e a salutare Dario Bressanini. Ah, è vero, c'è Dario. Mi raccomando. E Cichibe, io Toby, sono tutti. Oh no, però è stato il bene. Domani ci può essere giocato, si fa pausa comandata. Domani è festa, è Grandiosus 999, domani è festa, quindi stare rigorosamente a casa. Grande oh no, aiuta Nick. Scusami, si ha ragione. Ce la può fare. Allora, devi trovare il fuso. Trovare il fusibile. Secondo me era in quella parte scura dove era arrivato. Ti giuro che qua non c'è niente. Siccome da quella parte scura dove è arrivato dovrebbe esserci. Oggi c'era Sio. Ah, figo Sio. La stanza della TV, dice Grandius. È in quella stanza. Ok, vai nella stanza della TV. Vediamo. Sì. Potevano anche non fare l'animazione. È qua? No, è dove dovevi andare tu sotto. No, cioè, dice Grandius, dice che è nella stanza della TV. Di sopra è nella stanza buia. Ok, vabbè, ma segui anche Grandius, cioè okay. Mi fido. Qua è bello buio. È che qua tanto non riuscirai a prendere niente. Ci mangiano. La torta in fritta è stata fatta fuori, ragazzi. Sì. Allora, fatto? Più che è stata fatta fuori, è stata fatta scomparire. Io però l'ho mangiato. Ti sei preso sto rischio? Sì. Era buona? No, non sono fan. Cioè, effettivamente era solo. Aveva ragione, solo pan di Spagna. Ok, okay. Buona, cioè, senso, chi l'ha fatta ha detto che è solo pan di Spagna, fa cagare. Ah, hai visto che non c'era la scritta sopra, era scomparsa. Sì, tipo era squagliata. Oddio. Sì. Ringraziamo. Beh, l'abbiamo fondamentalmente scongelata almeno tre volte. Comunque, in qualche live dice Dani ci starebbe giocare a Geoguessr con Nick. Ah, figo Geoguessr. Molto figo. Un po' passato di moda. Sì, però sempre divertente. Cioè, alla fine ti fai due. Era passato di. Va bene, va bene. Questa animazione delle porte, io. Sì, questa animazione delle porte era un altro di coglioni. Che palesemente non ha modo di caricare veloce. Vero, anche questo. Devi andare nella stanza con la televisione, fratello. Stupendo Geoguessr, sì, bello. Che palle sto gioco, salta fuori con il lieto su. Vabbè, non si può bere sempre tutto, nel senso, ragazzi. Abbiamo toccato degli apici incredibili. Limone versus sport lo scontro finale, dice lo perde Jimmy. Tutte, Tra l'altro Jimmy è venuto a scrivere questa roba uscendo dalla palude, quindi bravo Jimmy, allora, che sei uscito dalla palude dei non abbonati per dire questa cosa lì. Io sono in stacazzo di stanza con la televisione. La televisione. Ok. Dovrebbe essere in uno dei cassetti, dice. All junk. Ah, ancora, ne abbiamo già presa una. Whippela! La seconda matita. C'è qua niente. Destra è guardato. Ma va dai! Ma non posso spostarlo. Ah, non lo puoi spostare? E chi devo chiedere? E come... E però puoi andare dall'altra parte, no? Non puoi andare dall'altra parte. Cioè, se ora tu vai a destra. Destra? Di qua? Sì, vedi, è lì. Ah, però è chiusa questa. Questa è chiusa. Non puoi usare la matita per entrare. Non penso. Ok. Vabbè, chiedo. No, giusto. Ma qual è lo scopo in questo momento? Devi trovare praticamente il fusibile. Prova a chiedere se qualcuno mi aiuta. Vai su per le scale. No, è chiusa a chiave. Ma i cassetti a destra non li fa aprire, dice Grandius. No. Almeno. Il sottoscala hai guardato? The power? Maybe look.
Maybe Look for the fuse box e ci abbiamo guardato. È sotto. C'ha ragione. Ormai non riesco più a distinguere i suoni del gioco. Ma non è vero, ragazzi. Ma dai, non scherzo. Noi qua. No, era l'altra porta. Ho sbagliato. Scusa. Ah, no, era giusto. Dove devi andare? Dove stai andando? Ti faccio vedere il fuse box. Fuse box. Vabbè, ma tanto, cioè, non ci credo. Dovrei metterli dentro il fusibile. Ma se tanto non ce l'hai, non ha senso. Lo so. Però qua c'è il fuse box. Ok. I think the fuse is missing. E va bene. Con delle texture grandi come patate. E qua non c'è. Qua ti puoi nascondere. Qua niente c'è. No, secondo me non sarà mai qua. Già qua è troppo buio per. No, sì, se è diventato troppo buio secondo me non è qua. Sì. Qua adesso? E qua dove va? Nello scatolone keys. Dove cazzo è sto fusibile? Qualcuno ci aiuti. Qualcuno lo cerchi da qualche parte. Chi è che sta camminando, raga? Qua è il studio. Non hai sentito? No. C'è qualcuno? Ehi. Non c'è nessuno. Chi è stato? Sei stato te che hai mosso i piedi? Ma ogni tanto li muovo. Ah, forse anche Nick. Ragazzi, ma sei proprio. Io penso sono paranoico. Sono paranoico. Fusibile nel cassetto secondo piano, camera con TV. A meno che non cambi posto. Ah, tu Grandius hai controllato online. Giusto per così almeno. Con questa sicurezza. 100% Vez non hai aperto. Come va con lo sbusto, Frank? Non sto sbusto. Sì, ha controllato online. Cioè, scusa. Ok. Nick ha controllato online. Ok. Quindi è lì. Però dice secondo cassetto, quindi secondo me tu non apri tutti i cassetti, vuoi vedere? Adesso guardiamo. Perché effettivamente, perché si dovrebbe aprire solo un cassetto? Cioè, dovresti aprire anche quelli di fianco. Però... Magari ti devi posizionare davanti a loro. Andiamo a vedere. Almeno conosce una cosa a memoria adesso. Ah, vabbè, quando poi devi scappare da qua. Prova. E non. Però che strano. Beh, dai, no, Nick. No, Beth, devo usare Nick, l'altro. Devo usare Nicolas. L'altro. Nicolas. No, no, no. Guarda. Usalo. Vai. C'è. Ah, c'è lui con due frecce diverse. Cioè, devi usare l'altro analogico. No, vabbè, l'ha progettato un idiota. Sì, l'ha progettato un idiota. Sì, vabbè, è vero. No, sì, ragione. Effettivamente ha ragione. Va bene, sei scusato. Grazie. Sei scusato. Grazie. Mi sembra di essere in un loop infinito in cui Nick apre sempre la stessa porta e gli stessi cassetti dello stesso mobile. Ed è questo vero. È l'horror. È questo. E Nick porta il fusibile giù. Oh, cazzo! Che cazzo è? Brutta. Che è? Non lo so, è andata via. Ma chi era? Era una bambina. Ma chi cazzo era? Era una bambina. Ma tipo un fantasma? Sì. Non ho capito. L'avevo quasi presa. Però non ti ha spaventato? No. Oh, metti sto cazzo di fusibile. Sì, veramente. Volgare. No, se l'abbiamo cercato per mezz'ora. Se non sarà questo simpatico. Cosa sta succedendo? Non mi c'è qualcosa dentro, c'è qualcosa dentro la lavatrice. Ma la porta, la cosa è chiusa. E come la apro? Tengo così? Secondo me la devi tenere così adesso devi andare a parlare con gli altri. Ma Nick, facci leggere. È scritto... La lavatrice sta sbattendo, ma c'è qualcosa che non fa aprire la porta. Ma niente, abbiamo corrente. C'è praticamente un bambino. Cioè, non capisco se Nick è Goku, Cesare o Fred Flintstone. Grazie 123 Staro per essere uscito dalla palude dei non abbonati e averci detto questa cosa. Hey,
Che paura. La corrente è. Possiamo partire. Torniamo. Tutto questo per due lucine del Benga, ma vai. Oddio, quelle sono delle softbox della Newer. Sì. Ok, la camera sta andando, camera 1 partita, e Gary. E stavo pensando che potremmo. Guarda, non ti pago per pensare, Dana. Ti pago per leggere lo script. Odio questo lavoro. Beh, allora fatene una ragione. Tutti pronti? Sir Nelson. Tutti pronti? Azione. Anthony Smith. Anthony Smith, che è conosciuto come Easter Ripper. Ah, ecco. Solo il suo nome mi fa venire la pelle d'oca. Ha fatto una catena di omicidi che ha distrutto intere famiglie. Stanotte andremo nella sua casa a vacanze, dove dei bambini non ci hanno speso. Ah, ma quindi è proprio un pedo rabbit. Sì. 8 anni fa. Che pedo rabbit. Qualcuno dice che il suo spirito vaga ancora per questa casa. Sono Dana Turner e questa è News 9. Tu hai visto quindi una bambina fantasma? Certo, certo. Che c'è una delle sue vittime. Sì. Ma lei è un... Lei è bruttina. Sì, è facendo. È un panettone. Ok, facciamo una pausa. Bene, mi sa che vorrei rifare la linea. Guarda, non ci sono assolutamente. Non puoi ingrattarti. No, è che non so. Mi spiace. È 109, non siamo qui per vincere il Pulitzer. Va bene, allora me ne vado a sistemarmi. Oh, vado a sistemare. Dove vado? Vado su. Avete visto un bagno per caso? Merda! Mio. Ma vecchio! Cosa cazzo vuol dire? Ma che cazzo è questo? Did you see that? Hai visto questo? Porco. Ho avuto una premonizione strana. Tutti erano morti. Non ti preoccupare. Probabilmente sono pazza. No, no, anche non l'ho visto. Peso. Ok, questo posto è un po' spooky però. Sì, effettivamente bisogna stare attenti. Ma vecchio. Benissimo. Ora tu dove stai andando, scusami? Non l'ho capito. Perché mi ha detto mi vado a sistemare... Mi vado a sistemare il trucco. Che, ok, dietro alla... Ma ora ti puoi nascondere tipo sotto lì? No, secondo me ancora no. Ok. Fammi prendere un altro infarto. Ah, c'è Nelson che mi manda le carte che sbusta, come faccia di lì. Cosa ha sbustato? Fa vedere. Pikachu full art. Ha sbustato 3 stelle. Vabbè, vacca. Come faccia di lì che non Nelson ha pagato, Nelson ha pagato. Io non credo che Nelson non abbia pagato. Scrivo wow. È che io mi immagino lui che lo deve mandare a tutta la sua rubrica. Ah, ma lo tengo a me adesso. Lì c'è, non serve che me lo mandi. Ma guarda, che figo Machamp comunque. Pazzesco. Beh, no, se non si distingue però. No, però è fighissimo. Questa è una gran opportunità per te. Mettici un altro po' di impegno e puoi davvero andare avanti. Se sai cosa intendo. Ok, va bene, mi alterò la mente. E dove cavolo è Dana? Vuole aspettare tutto il giorno. Ha mandato un video, Nels. Un video? Ah, ti fa vedere come la carta. Ehi tesoro, sono molto assetata da tutto quel parlare. Mi riesci a portare un bicchiere d'acqua? Certo. Ah, figo. Figo però. No, bello. L'hai trovato anche te? No, Nel.
te lo mando, ah, ti ho detto, ma non penso che adesso cioè lo sarà mandato uguale a te, a Cesare, a mi è appena arrivato, l'ha mandato a tutti, non so cosa dire. Merda. Bella. Come faccio a avere un bicchiere d'acqua? Dove prendo un bicchiere d'acqua? Che musica chill, però. È bella questa. Però un po' nostalgica. Nostalgica. Non avrei definito nostalgica. È un po'. Cioè, c'è un qualcosa di. Come posso dire? Scusami, ho sbagliato. Volevo dire malinconica. No, non nostalgica. Okay. L'italiano, insomma, l'ha usato come si dice. Allora, Bombers, sono i 53. No, Nick, avete hai ancora ultimi, 4 ore tu. Avete gli ultimi 7 minuti, sfruttateli come meglio credete. No, dai, finiamolo. No, no, Frank. Impossibile. Lo continuiamo la settimana prossima. Non ci sarà. No, come no? No, è un casino. Sto vabbè, quella dopo. Quella dopo il dentista. Tutti i giorni? No, un giorno. Ci giriamo intorno. Devo lavarmi i denti. Tu stai sbustando troppo, eh? Non riesco a smettere. Neanche riesco a smettere. Poi vedendo che cosa hai sbustato te stasera, Nick, cioè è terribile. Sì, per me. È quello assurdo. Merda. Sta casa di merda. Ah, sul tavolo in cucina c'è una tazza, verissimo. Giusto. Cosa ti serve, giusto, la tazza, scusami? Ma lui pizza, dare... non capisco perché lui emana... sì, ma dovrò darle sta tazza, ma... cioè... oh, cosa? Anche tu? No, stavo guardando. Buona! Stavo solo guardando. No, dai, tu non segui il gioco. Ma sto seguendo il gioco. Sto seguendo il gioco. Stai certo. Scherzando? Non mi permetterai mai. Che fallo. Ma stai scherzando? Cioè. E ti do l'acqua. Non mi tradurre. Va bene. E lei abbia già letto questo. Ecco, tieni. Grazie. No, ho mandato una foto, Nels. Aspetta, l'hai lavata? Che no, mi fa non vedere lavata. Quanto è raro, sì, pescare. L'hai detto una bugia. L'hai detto una bugia. Io non so cosa dire. Ah, ok. Mi sono ricordato di quella chiave che girava intorno. Ah, mi ha dato una chiave. Bomba. Ok. Ora si riesce a trovare la vera storia di questa casa. Qualcosa che nessuno ha mai detto prima. E magari possiamo essere ingaggiati da un vero network. E che cappero fate qua? Andate su e iniziate a lavorare. Ah, lui non è che puzza, lui fuma. Sì. Allora, mettiamo le persone a dormire con questa storia. Bisogna fare un po' di bordello. Vai, mo. Dai, chi tu? Sì? No, no, vecchio, Gary. Ha detto cosa Ciderbolina stai facendo. Nick, traduci. Allora, nessuno starà a guardare questo coso noioso. E dovete fare un po'. Qualcosa. Sto leggendo il teleprompter. Voglio vedere i fantasmi. Ok, Dana. No, interna. Quando Dana dice c'è ancora un fantasma nella, devi andare in giro nello sfondo. Va bene? Ah, cioè stanno mettendo in scena la cosa. Sì, esatto. Quando purtroppo sappiamo tutti che non sarà una messa in scena. Oh mio Dio. Quando dice he still owns the home he grew up in, devo andare attraverso la porta. Action. Started in late March 1979. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children. Cioè tu sei il no, 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 Frank, 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 hai solo 293 secondi prima che si spenga lo schermo. Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt. Si può muovere. He stalked and murdered them. Prova. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. God damn it! I said run by, not stand in the shop. Ma va a cagare. Beh, c'ha un po' ragione. Action. Ah, me la devo fare tutto. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Oops. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them.
Two years later, many say he still haunts the home he grew up in. Che cos'era? L'hai visto, Tom? Chiedo scusa ai telespettatori, c'è dell'energia dietro di me. Ma dai! Sì, sì, no, è vero, grandioso, se fa ridere. Andiamo a vedere che altri segreti troveremo. Stop. Bene, bellissimo, incominciamo dalla camera da letto. Io andrò in bagno. Ehi tu, sto per aver fame. Vai nel vano e prendi le pizze. Ma buono. Ah. No, è che torna che sono tutti morti. Certo. No, dici. Certo. Sì. Cos'è, lui va fuori. Allora. Vai, no, dici. Cosa, è arrivato l'orario. No. Si sbusta. Vabbè, oh, ci sta. Collego la baracca. Ci sta. Tra l'altro io sto cercando di vincere un combattimento. Ma va a cagare allora. Sono 2-2, è molto serrata. Mi sa che potrei vincerla. Non lo so. Ah, tra l'altro salvo con la penna. Come caspita salvo con la penna, non è vero. Dai, dacci dentro, grazie. Boom, 30. Bene, ci siamo, Nick, quando vuoi. No, Miss Marowak. Ora sostituisci. Fa la ritirata. Quando vuoi, Nick. Non so come salvare. Se arriverà un punto di salvataggio. Come la mettiamo? Ma dite? C'è la penna, però devo trovare qualcosa su cui usarla. Vuoi vedere come vanno? Ho appena perso. Ma dai, tono, concentrati. Ho capito. Dopo gioco. Ma che palle. È tutta la notte. Sì, è vero. Domattina che ora ci sei per Monster Hunter? Ah, tu giochi domani? No, sì, dovrò fare il tutorial. Vabbè, ci sentiamo. Sì, fammi sapere. Che palla. Ma stai cercando di arrivare a un punto di salvataggio? Non so se... Hai una mano, tonno, dai. Sì, do una mano. Devi trovare dove scrivere con la penna. Dove scrivere con la penna. Ma per salvare? Sì. No, secondo me salvi in automatico. No, dai, Nick, stai tirando a caso. No, ha ragione. No, dai, rega. No, dovrebbe... No. Secondo me salvi in automatico, giuro. Adesso riapri e vediamo. Murder House. Vediamo. Thank you. Load game. No, dai, no, vediamo. Load game. No, dai, Vets, veramente. Oh mio Dio. No. Però hai fatto male. Tu mi hai detto che salvava in automatico. No, se la vince ha preso la tua decisione. No. Ma non c'è molto da fare, Lo rigiochi tutto sapendo, fuori live. Sì, ci mettiamo bene, qua la mattina bene, e lo rigiochi. No, cioè, sapendo dove dobbiamo andare, ci mettiamo 5 minuti. No, però non lo rifacciamo in live. Cioè, arriviamo che. Capito. È una gag. È una gag. Che cosa? Questa cosa. Dai, ma veramente. Però hai fatto male, Hai fatto male. Hai fatto male. Dove cazzo dovevi salvare? Scusa, ma però. Che cazzo? C'avevi la penna, ma devi usarla da qualche parte. Però. Cazzo, fammela usare sempre. No, comunque, no, ragazzi, la prossima volta ci ritroviamo allo stesso punto in cui eravamo rimasti. Semplicemente Nick lo gioca speedato. Sì. Vai, chiudi. Boost. Vai con lo sboost. Chiudi. Chiudo. Chiudi. Si sbusta. Si sbusta, signore. Vuoi riaccendere le luci? Finalmente. Sì. Grazie. Un altro bel Charizard. No. Ole. Allora, facciamo quanti ne così. Abbiamo? Se però. Due. Se però sbusti un'immersiva. Altri abbonamenti, dai, che non abbiamo. Sì, no, è vero, altri abbonamenti, gli ultimi abbonamenti della serata, se sbusti un'immersiva, che è proprio quella pull rate assurdo, resti qua a dormire in studio. Non posso restare. Resti qua a dormire in studio. Non posso restare. Beh, che io non mi frega niente, ti ribalto, bene, ti leggo al divano. Va bene. Immersiva. Immersiva. Per piacere, immersiva. Immersiva? No, immersiva lo capisci subito quando è immersiva, perché immersiva. Non è immersiva, Nick. Immersiva. Vuoi provare a metterci un po' di passione? È messo. Bello Arbok, figo Arbok. Qua fammi vedere come è messo. Sono finite. Niente, ha fatto un pacchetto, Nick. Quindi sbarrare un pacchetto. Però era bella psico questa, Sì, sì. No, dai, non possiamo chiudere così, dai, qualcuno. Dai, su, ma veramente. Bravi, conservati i soldi, investiti in buoni. Fammi una scommessa che riguardi Nelson. Allora, sì. Sì.
scommessa che ricordo. Viene fuori una carta platinata. Sì. Una carta platinata. Dopo 20 anni che abbiamo detto full art. Una full art. Vabbè, una platinata. E chiami Nelson. Sì. E gli dici. Vabbè, grazie Nick. Vabbè dai, fai, apri sto cazzo di pacchetto. Non lo so, State pronti con i limoni. State pronti con i limoni, perché purtroppo sto ragazzo ora sbusta Gengar. State pronti con i limoncioni. Mi puoi ribaltare. Vabbè, ma quello da sempre. Quello da sempre. Qua è qua. È qua lì. C'è Gengar. Facciamo al contrario. Vai. Ah, cioè tu te la giochi sulla prima carta. No, dai, Nick, dai, ma ci rovini il bri. No, bellissimo, però bello, poi, l'hai trovato, io no, di... non ce l'ho mica. Io ce l'avevo. Bellissimo. Golduck. Vabbè, sarà la merda. No, ci sarà la merda. Perché la merda? Perché è sempre in fondo la migliore carta. Ma non per forza. Sì, sì, te lo giuro. Vedi, hai trovato più che Pikuku. C'è ancora una? No. Ma figurati, fate se questa può essere quella ultra sopra leggenda. È un Clobopus schifoso. Che puzza così. Scusa, Clobopus. Clobopus. Oh, Clobopus. Era sì. Troppo bene prima, purtroppo. Niente. Quindi si sono allenate. Solo 28. 28 pacchetti. Ragazzi, su 100. Ma faccio anche schifo. Vabbè, oh dai, poteva andare molto peggio. Vabbè, bravi tutti. Lo sbustino della buonanotte. Ma non si può. Non c'è lo sbustino della buona notte. Non si può. È tipo l'addio. Non abbiamo aperti 6 appena siamo partiti. È l'addio. È l'addio della buona notte. Sta facendo Frank. Frank, ma che cazzo fai? Sto controllando un attimo qua come la situa. La situa è molto buona. La situa. Dai raga. Lo sognerò sto sogno. No, veramente. No, volevo vedere. Dai, pesca misteriosa. Dai, questo gratis. Sì. Dai, pesca misteriosa ci sta. Allora cosa vai. Cosa succede? Devi praticamente. Aspetta. Trovo quelli da tre. No, shoppa un po' di cose. Ah, vabbè, fai fino. Tanto siamo pieni. Qua non ce la faccio a vincere sto premio. Vai. Adesso avete 4 punti. Allora tu devi puoi pescare dagli altri. Tra l'altro, queste secondo me è gente che ci segue in live, perché abbiamo aggiunto tutti. Ok, qua però ci sono solo gli. Cioè, gli rubi la carta? No. Puoi pescare da una loro bustina. Però senza sapere. Cioè, fa tutto schifo. Sì. Sto guardando, aspetta. Ma noi questo Polywear ce l'abbiamo già. È che ha trovato quello. Così tanto di. Dove? No, è tutto due, no, non ci frega. Dai, non c'è niente di decente. Articuno. Ah, questi non più disponibile, però questa si può ripristinare. Ma non c'è un cazzo. Diglett ce l'hai? No, Diglett non ce l'ha. Vai, okay. Questa. Ok. Devi pescare la full art di Diglett, quella lì. Ok. Come fa? Fai il tuo meglio. Andare a casa. Dai, Nick. Portaci forse. Nick, una cosa t'ho chiesto. Porca miseria. Ma dai. Scusa. Non puoi più andare a casa. Scusa. Vabbè, ne può fare un altro di questi, dai, tanto. Ma come ne può fare un altro? Dai, un altro lo può fare. No, dai. Grazie Vito Cosu. Grazie Vito Cosu. Vediamo cosa c'è qua ancora di carino. Vediamo, perché forse più tardi. Vediamo, pesca già effettuata. Qua non c'è nulla di che. Ma è che nessuna. Cioè, li abbiamo già tutti. Dai, che ne abbiamo un botto. No, guarda, l'unica. Come fai a sapere se una ti manca di quello? Ma perché mi ricordo. Ma come fai a ricordarti? L'uovo è figo. Tipo Marowak X, tu non ce l'hai. Vai, dai. Proviamo Marowak. Shoppali. No. Shoppali. Vabbè, finora. Shoppa tutto. Ok. Devi trovare Marowak X. Mi raccomando, Nick. Vai. Fare questo. Sto guardando lì. Vado. Sono curioso. No, Nick ha finito. È tosta. No, Nick, sei da buttare. Da buttare, Nick. Più che altro non c'è più niente qua da pescare su. No, che poca roba. Mi dispiace. No, niente. Ci ho provato. Ci hai provato? No, ma hai dato il tuo meglio oggi. No, cioè, non posso chiederti. A parte vabbè. Per. Vitello confuso con il manzo. Ma a parte che siamo andati insieme a fare la spesa, cioè. Con il manzo. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per aver passato questa serata insieme a noi. Ci dispiace comunque non aver né guardato i vostri grazie costumi. Grazie a tutti. No, niente, Nick. No, davvero non posso, mi dispiace. No, sul serio. Vabbè, lunedì. Lunedì, dai. Non avrà senso. Vabbè, però le storie horror, comunque se noi facciamo la serata horror, comunque si possono vedere.
Tra l'altro, raga, c'era un costume che mi faceva impazzire. Cioè, ci hanno mandato due costumi. Uno era bellissimo. No, tre con quello di Gaia. Tre con quello di Gaia. Ma quello di Gaia non l'ho mica visto. Vabbè, mettiamoli, sono tre. Dimmi. Tre foto? Sì. Vai. Ah, mi ci vuole un po'. Aspetta. No, un quanto? Un minuto. Ok. Non ero proprio. Non vado più a casa. No, se ci vai. No, vai tranquillo, vai tranquillo. Ma c'è una famiglia che ti aspetta. Cioè peggio. Non... Ma chi? Vabbè, avrà degli impegni. Sa, pensa domani quando cambierà la rupe per un impegno. Ma mi avrai sulla coscienza. No, non esagerare. L'ho detto. Si scherza con queste robe. Si scherza. Ah. Nemmeno gli audio. No, gli audio sono troppo lunghi. Cioè, audio no, li teniamo per una serata horror. Che comunque ci stanno, ragazzi. Ah, bravo. Sì, no, beh, infatti avevo già calcolato. Però i costumi sono proprio invece per stasera. Ci vuole un po', Sono mega curioso. Tanto comunque... raccontatevi una storia. Ringrazio tutti. Tu sei distrutto. Sì, vecchio. Devo andare. Sa quanto sarebbe bello che chi deve andare con te magari non sa dove sei in questo momento e scopre che sei qua e apre la live. No, lo so, non lo so. E, e ti vedono vestito da Goku con sopra la corona della laurea, eh? Grande Nicolino. Oddio mio. Ma qua ce la sto facendo. No, non ce la sto facendo. Ma io stavo pensando che. Ma domani invece me la dormo fino alle 12. Bravo. Ma va. Sì, sì, domani alle fino alle 12 me la dormo. Ragazzi, live pazzesca, ti ringraziamo. No, ti quello ringraziamo. È stata veramente bellissima. Infatti, non vedo l'ora che venga poi ricaricata per leggervi sotto nei commenti. E cosa ti volevo dire, Nicolas? Ma tu hai mai fatto una festa di Halloween? Molto poche. Ma lì doveva andarci oggi. Però l'hai fatto. Non c'è andato per colpa nostra. Ah, che festa avevi? Erano due. No, potevo scegliere fra due feste. Hai paccato. No, avevo questo impegno. Ah, no, ok, però no, dico, cioè nel senso è che prima ci abbiamo deciso questo impegno, cioè di questa live. Cioè noi ti abbiamo incastrato. Ok, però sono arrivate tardi. Ma che tipo di feste erano? Perché ti dico già se erano un pacco meno. Una era in un locale. Okay. Cioè, tipo un concerto. Ma... E poi dopo c'era tipo una serata normale, quindi. Ma travestiti o non? Un'altra era travestiti. Sarei andato a quella travestiti, però dov'era? Avrei fatto John Travolta. No, avevi già deciso. Perché avrebbe fatto John Travolta? Perché John Travolta? In che senso? Perché ci bisognava accordarsi. Io avrei fatto John Travolta. Quello che balla in Pulp Fiction. Sì. Ah, quindi non avresti fatto John Travolta, avresti fatto il personaggio. Avrei fatto il personaggio di questo. Ok. Ah, quindi avevi qualcuno che faceva. Come si chiama lei? Uma Thurman. Sì, Uma Thurman. Ah, no, qua. Pesissimo, poverino. Vabbè, comunque, abbiamo i costumi pronti. Vai, prego. Pronti con ricordiamoci, le dobbiamo votare paletta verde se approviamo il costume. Vai. E paletta rossa se invece lo bocciamo. Perciò io andiamo col primo non ho costume. Capito cos'è. Che foto è? Ma non è un costume. Questo ci ha mandato. C'era anche l'altra foto del costume intero. Esatto. Forse questi erano i gadget. Io eccolo, eccolo. Ah! Ma cosa c'entra con questo? Tra l'altro lei è la maestra. Ma infatti è quello di... Ah, è Scooby-Doo. Scooby-Doo. Però è fatta a mano, bello, Bello che abbia fatto tutta a mano. Sì. Però, cioè, lei non sta indossando questo. Sì, lo sta indossando, non lo vedi? Ah, no, ha ragione. No, è un altro costume, ragazzi. Ma è la macchina, era del suo me. Amico, no, forse. È la macchina. Ah, cioè, dici, l'amico ha fatto il cane. Ha fatto la macchina di Scooby-Doo. Ah, questo no. È il cane. Quello è il cane, quello è Scooby. Non ho capito. E voto? Io approvo. Anch'io, cioè, il suo è bello. Perché è homemade, esatto. Sì, Scooby-Doo. Sì, tra l'altro Frank... c'era l'audio, ma non lo ascolteremo. Allora Frank l'audio vota la prossima volta. L'audio la prossima volta. Io approvo. Prossimo. Porca vacca, non bravo. Non è uno che ci segue. Raga, non l'avete riconosciuto? No. È Messerazzoni. Ah, te lo giuro, è Messerazzone. Era una foto, ce l'aveva anni. Detto. Cioè, è bellissimo. Ma quanto è azzeccato? Cioè, sì. È bellissimo. Vabbè, ma era un ragazzino. Messerazzone che ci aveva scritto. Aspetta, l'avevo trovato. Che interpretava un personaggio di X-Men, però non ho capito chi. Sì, no, me lo ricordo. È nel è primo X-Men. No? Ah, era Lucca, ok. Era il primo X-Men. È quel nemico stupido che non parla. Cybertruth. Cybertooth.
Cyber Truth. Sì, no, Truth, come truth, dente. Truth, ok. No, Truth. Dal, truth. Tooth. Dal no, primo film X-Men. È il primo X-Men, sì, sì. Saber okay. Tooth, non Cyber, Saber Tooth. Ah, ok, dal primo film. Sì, sì. Il mio gruppo, tra l'altro, vinse la gara. È un di merda, posso dire. Sì, però è bellissimo. No, no, bravo, non l'avrei mai detto. Fighissimo, no, bravo, Massarazzone, perché si vede proprio che ci hai rimesso un botto di impegno. Sì o no, per me è tipo un 9. E non c'è il numero. No, vabbè, comunque ti dico bellissimo. Io dico strabello. Va bene, prossimo. Ah, ma ecco perché dovevo mandartela. Faceva ridere Nick, scusa, dovevo fare questo. Ti dico no. Okay, io dico sì, io dico sì. Ultimo costume, questa è Gaia. No! Penso ma sia di un po' di cosa? Anni fa, non ho capito. Ma, noi, ma è sfruttamento minorile questo? È il suo costume. Ma scusa, questa è Gaia? Ma scusa, Gaia ha 6 anni? Ma non lo so, c'aveva anche un'altra foto, non l'ho caricata. Ma l'avranno vestita da sacchetto del Rusco, poverina. Ma non può lavorare per noi. Ma sarà tipo un supereroe. Un non lo so. Vabbè. Bocciato. Mi dispiace, Nick. Boccio. No, io approvo. Ah, bravo, provi. Troppo buono. Okay. Però non approvo che lavori per noi una persona. Sì, quello non posso approvare. Sì. Questo non approvo. Lo disapprovo. Ma Gaia è maggiorenne. Non mi sembra. Non mi sembra che sia maggiorenne. Frank, non mi sembra. È una foto vecchia. Ah, okay. Guarda, non parola. Va bene, è stato bello. Abbiamo riso, abbiamo giocato. Abbiamo mandato Tonno a comprarsi delle birre vestito da pagliaccio. Hai pianto? Pianto da ridere. Hai pianto da ridere. Vero, vero, ma ricordiamo che comunque questa live sbusto non è finita, perché comunque noi abbiamo ancora dei soldi. Abbiamo tantissime cose in sospeso. Abbiamo ancora dei soldi da sfruttare. Fatto, quindi quando puoi ritornare. Abbiamo il gioco da finire. Abbiamo il gioco da finire. Gioco da rifare da capo. Devi ricominciare a un certo punto. Vabbè, non devo rifare il prologo. Vabbè, mi raccomando, godetevi la festa di domani, la festa dei morti. Certo. Andate a trovare i vostri parenti che sono al cimitero. Al cimitero, ma io lo dico veramente. Non fatelo, chi se ne. No. Infatti, volevo dire, lasciate perdere. No, non è vero. Riscoprite i cimiteri delle vostre città, perché, ad esempio, Bologna ha uno dei cimiteri, secondo me, più belli in assoluto. Non ho visto quelli degli altri. Esatto. Però ha un cimitero bellissimo che a me mette una pace assurda, perché mi ricollega al fattore morte. I tuoi avi. No, al fattore morte. Cioè okay. No, tra l'altro i miei avi li ho persi dentro quel cimitero, perché tutte le volte che ci vado non trovo più nonna. Sarebbe figo ci fosse un'app che ti porta. Ma infatti, dovrei farlo. Sì, sì. Quindi se qualcuno mi aiuta a ritrovare nonna all'interno mi farebbe un piacere. Andiamo a trovare la tua. Andiamo a trovare insieme. Ma secondo me se chiedi a qualcuno. Beh. Tu te lo faresti serata al cimitero? Sì, sincero, no, serata al cimitero non ce la faresti. No. Ma tu l'hai vista bene la certosa? No. Ah, ok, perché il cimitero di Bologna, solo per contestualizzare, ha una parte tutta fuori verde, così che io mi farei anche di sera, sì, tra virgolette, ma ha una parte di sotterranei. Cioè tu scendi veramente delle scalinate, ma e è pieno di loculi, è pieno di tutti i loculi, ma tipo in queste, è tipo come stavamo giocando nel gioco, con questi corridoi lunghissimi, con tutte delle piccole tombine, tutte con i lumini, pesissimo. Pensa che c'è qualcuno che comunque ci lavora tutte le sere lì. Sì. Peso, sì, quello molto, molto peso. Ma bello, mai nella però vita, bello però, facciamo. Sì. Andiamo a farlo. Va bene. È stato bello, grazie a tutti. E noi ci rivediamo lunedì. Mi raccomando, domani ve la dormite anche voi. Perché abbiamo. Sì, sì, domani ci riposiamo. E tutto quello che è successo oggi, se riesco, ve lo carico nel weekend. Non garantisco. Perfetto. Perché adesso devo mettermi a caricare. Grazie, settimana prossima. Non è che vai editato. No, ma magari adesso lo carico. Poi dico, guarda, guys, sta a noi domani. Se vuoi, vabbè. E niente. Arriverenze, signori. Ci vediamo lunedì, è stato bellissimo. Grazie a tutti comunque per gli abbonamenti. Sì, bravi, un botto di abbonamenti. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.